È uscita recentemente l'ultima edizione del dizionario italiano che contiene qualcosa come oltre 1500 neologismi e sono stati introdotti dall'Accademia della Crusca recependo il linguaggio comune. Però ho citato questo dizionario non tanto per arrivare ai neologismi, francesismi, per esempio perché noi continuiamo a parlare di internet riferito, i francesi dicono calculateur, il calcolatore, è il calcolatore e non altre cose, il computer, per dare un esempio. Però voglio arrivare, caro Presidente, dottor Bruno Biserni, al tema invece degli acronimi, perché non sono completati così per esteso nel dizionario della lingua italiana. L'acronimo è l'abbreviazione di un titolo. E arrivo a GAL. GAL. Che cosa significa? Un ulteriore acronimo. Il DEF è il documento di economia e finanza, il MIUR, insomma, siamo pieni di acronimi. GAL, Gruppo d'Azione Locale, è un'espressione che deriva ovviamente da una traduzione dalla lingua inglese. Perché i GAL sono presenti in tutta Europa, sono delle strutture di valorizzazione e promozione del territorio che nascono su iniziativa dell'Unione Europea già 24 anni fa e da 24 anni anche il nostro GAL esiste, Gruppo d'Azione Locale, poi noi abbiamo il nome l'Altra Romagna e con quell'Altra Romagna intendiamo dire qualcosa di diverso e di alternativo alla Romagna più nota e conosciuta che quella magari della Riviera. Complementare alla Romagna conosciuta. Sì, è assolutamente complementare, non certo antagonistica alla Romagna più nota e conosciuta che quella della Riviera Adriatica, è quella Romagna fatta di colline, quella fatta di montagne, quella fatta di territori rurali, dove le tradizioni, la cultura, i sapori, i saperi sono sedimentati nel tempo. Quindi una Romagna un po' diversa, vorrei dire forse la Romagna più autentica che noi possiamo, che noi che la viviamo la conosciamo bene, ma che vorremmo che iniziassero a conoscerlo anche tutti gli altri. C'è anche in essere nel paese il confronto tra pubblico e privato. Nel caso del GAL c'è un'ottima collaborazione tra pubblico e privato. Assolutamente sì, noi siamo una società mista pubblico-privato, anzi la maggioranza è del privato, il pubblico diciamo rappresenta fra virgolette solo il 40% ed è rappresentato dall'Unione dei Comuni, dalle Camere di Commercio, dalle province, dall'ente parco delle foreste casentinesi, mentre la maggioranza che è al 60%, forse qualcosina oltre, è rappresentata dal privato. In questo caso il privato sono le associazioni di categoria, sono gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, il mondo della cooperazione. Quindi noi mettiamo assieme l'esperienza e diciamo, la capacità di risolvere brillantemente e velocemente i problemi come sa fare bene il privato, ma dato che noi gestiamo denaro pubblico, ovviamente seguiamo quelle che sono le indicazioni, per esempio, del codice degli appalti, per cui da noi la trasparenza e la correttezza sono ovviamente prioritarie. Io chiedo alla regia di passare invece alla slide nella quale ci viene detto quanti sono i GAL in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna i GAL sono 6, fino alla scorsa programmazione erano solo 5, è nato da questa programmazione il sesto GAL nel Riminese, acquisendo parte del territorio che prima faceva parte del GAL Altra Romagna. Ecco, questa è la slide. E acquisito vedete. Poi una parte importante che sono i 5 comuni ex Regione Marche che sono entrati nella Regione Emilia-Romagna e fanno parte del GAL Riminese. Perché qui dopo le presenterò non solo la Presidente dell'Associazione Albergatori Italiani di Rimini, perché è anche rappresentante del GAL della Riminese. Palmarecchia, Riminese. Qui vediamo l'Altra Romagna, quindi è qui, la vedete, Appennino, Forlivese, Faentino e Cesenate. 25 comuni, poco meno di 100.000 abitanti. Poi abbiamo il GAL del Ducato. Ducato, quindi Gran la parte Gran Ducato, infatti 59 comuni, quindi la dimensione ovviamente dei comuni lì è molto più rarefatta. 138.000 abitanti, l'antico Fignano, Modena, Reggio di dimensioni più piccole, 31 comuni, 113.000 abitanti. Gli altri tre, vediamo anche gli altri tre.
Il passaggio, eccoli qua. Il Delta 2000, ecco, il Delta 2000 è un GAL, fra virgolette, anomalo, perché no, anche perché se lei dice anonimo, no, quelli no, dopo no, si impancano subito. Ci mancherebbe, assolutamente. Anomalo perché, a differenza di tutti i GAL che insistono in zone collinari e montane, questo invece insiste nella parte molto pianeggiante, probabilmente certe zone addirittura al di sotto del livello marino, più piccolo come comuni, 17 comuni solo, ma con molti abitanti, come vede quasi 150.000 abitanti. Il bolognese, il bolognese Dulcis in fondo. Dulcis in fondo è la Val Marecchia, la più piccolino, il più recente, come dicevo ha acquisito alcuni comuni che facevano parte fino alla scorsa programmazione del nostro GAL, e i 5 comuni ex Regione Marche, quella la Val Marecchia, che è diventata Emilia-Romagna da qualche anno. Lei mi vuol dire perché ci troviamo qui questa sera insieme a tanti ospiti che dopo presenteremo, per affrontare quale tema? Il tema è quello del turismo, perché il turismo, come è il titolo della trasmissione, ha fatto boom, nel senso che il turismo sta diventando, lo è sempre stato a mio avviso, ma sta diventando sempre più una risorsa importante di questi territori collinari montani. E perché noi, per esempio, fra i temi che abbiamo pensato di sviluppare in questa programmazione, per quel che riguarda quello che noi abbiamo definito un territorio intelligente, una smart land per il 2020, abbiamo inserito fra i temi prioritari quello del turismo sostenibile. E su questo, secondo me, ci sarà molto da dire e gli ospiti serviranno turismo poi. Turismo sostenibile, l'agriturismo, fattorie didattiche, i vari tipi di turismo. Vari tipi di turismo, devo dire che per quel che riguarda noi come GAL, ci siamo già organizzati in passato, ma in modo particolare in questa programmazione stiamo aiutando tutti quelli che lo stanno facendo, ovviamente noi siamo un piccolo tassello del meccanismo, però stiamo aiutando i soggetti istituzionali e non solo a creare quella che è un'industria turistica, facendo noi parte, costruendo noi parte delle infrastrutture che dopo noi poi spiegheremo forse un po' meglio, perché daremo una mano anche a realizzare alcune infrastrutture di base, ne dico una per tutte, le reti wifi nei comuni collinari montani creano quella minima infrastruttura che può essere utile ovviamente a ricevere il turista che con il telefonino, con l'iPad vuole collegarsi e scoprire le bellezze del territorio. Caro Presidente, pensare a wifi all'interno del nostro parco delle foreste casentinesi, perché qualche caseggiato, qualche quartiere, qualche vecchia casa c'è in ristrutturazione, insomma è davvero interessante, chissà cosa penserebbero quegli antichi avi, dice la wifi. Beh, oggi, come posso dire, il turista, ancorché il turista del nostro territorio è un turista più slow, più tranquillo, che corre un po' meno, però il piacere di collegarsi al telefonino e poter scaricare delle immagini o spedire delle immagini, delle fotografie dei bei territori che ha visitato, oggi è un'esigenza che i turisti ce l'hanno sempre più, cioè i turisti sono sempre più connessi, sono sempre più legati alla rete e noi questo lo dobbiamo accompagnare. Siccome si dice che bisogna andare alla sostanza, quanti soldi vi mette il GAL? Complessivamente come GAL, poi in questa azione particolare? Complessivamente come GAL sono circa 10 milioni di euro, quindi una cifra anche importante. Sul tema per esempio delle reti wifi sono per la precisione 598.000 euro, un po' meno di 600.000 euro, una cifra importante che può creare una buona infrastrutturazione wifi, ma non solo, perché metteremo anche dei totem, noi li abbiamo definiti intelligenti, cioè quelli che potranno cambiare le immagini, col quale si potrà colloquiare anche, che saranno tutti quanti in rete, ce ne sarà almeno uno ogni comune e quindi noi avremo totem touchscreen in tutti i nostri 25 comuni. Quindi faremo un altro pezzettino di infrastruttura che serve per favorire l'accesso del turista, del turismo nel nostro territorio. Grazie. Ma c'è dell'altro. Non diciamo tutto perché dobbiamo piano piano scoprirlo per i nostri telespettatori. Gruppo di azioni locali, il presidente dottor Bruno Biserni. E adesso la regia va con la sigla.
prima di iniziare insieme un tragitto su questo tema che il Presidente ha appena enunciato, voglio presentarvi i nostri ospiti con i quali ci intratterremo, perché abbiamo bisogno di capire perché in effetti il turismo abbia fatto boom nel 2017 con tante difficoltà che ha avuto il nostro Paese, per la verità qualche ripresa, come ci dirà poi il dottor Alberto Zambianchi, che è Presidente dell'Unione Camere Emilia-Romagna, c'è qualche si comincia a respirare. Poi magari c'è il problema dell'acqua, della siccità, c'è il problema delle nostre foreste. Insomma, vedremo insieme con i nostri ospiti di darvi un quadro di cosa sia oggi questo territorio della Romagna che ricade nel territorio del GAL, nel criteri di intervento del GAL. Però l'altro concetto, e chiedo ai nostri ospiti proprio di che facciamo insieme uno sforzo, è dare la dimensione di che cosa sia il turismo in questa nostra terra di Romagna. Io quando rientro, dottoressa Patrizia Rinaldi, presidente dell'Associazione Albergatori Italiano Albergatori di Rimini, quando rientro col camper, rigidamente, perché non mi posso permettere altro, per la verità mi diverto anche dall'estero, la prima cosa quando si rientra o quando si esce c'è Rimini. L'indicazione è Rimini, non Bologna, non Forlì, non Cesena, Rimini, perché Rimini è una delle capitali mondiali del turismo. Patrizia Rinaldis. Bene, il turismo ha fatto boom, cosa significa? Proviamo a tradurlo. Intanto a me fa molto piacere essere presente, ma soprattutto aver ascoltato l'intervento del presidente del GAL. Anche perché il turismo a Rimini ha scelto, come associazione, abbiamo scelto noi di entrare all'interno del GAL. Perché abbiamo scelto? Perché secondo noi così il turismo, ormai la sfida noi ce la giochiamo a livello di territorio e quindi non ce la giochiamo più a livello soltanto del singolo prodotto, ma noi ce la giochiamo con tutte le bellezze che ha tutta la nostra località, tutta l'Emilia Romagna. Quindi questa è stata per me una scelta strategica, perché oggi come oggi, non ce lo dimentichiamo, la sfida è con il mondo e quindi non è più con il nostro vicino di casa, prima era il nostro competitore, oggi il nostro competitore è il mondo e noi ci dobbiamo presentare come siamo capaci con questa nuova sfida, mettendo tutte le eccellenze che abbiamo insieme. Quindi io gioco agli stessi tavoli, perché cosa significa il turismo ha fatto boom? Significa che la ricchezza prodotta nel turismo ha comunque, vi do dei dati, un'incidenza di benessere diffuso molto molto alto, tanto che a livello regionale si produce di ricchezza indotta circa 150 miliardi, siamo l'11% di tutto il volume della regione. Cosa significa in termini? Significa che quando parliamo di turismo, su 100 euro che vengono prodotte direttamente dalle strutture primarie, altre 85 vengono ad accrescere l'economia del territorio. Questo per me è un dato importantissimo che deve assolutamente metterci insieme per creare una strategia unica, perché oggi come oggi, ripeto, la competizione è importantissima, ma è una competizione che riguarda tutto il mondo e tutta l'Italia. Poi, fortunatamente, quest'anno, ma credo che Rimini abbia una forza di fidelizzazione ancora molto molto alta, perché ancora la nostra regione, poi parlo di Rimini, circa del 70%, che ci mette comunque fra le mete più importanti a livello italiano. Ecco, questi sono piccoli dati, ma che ci devono far pensare. Pensate un'altra cosa, produce 160.000 posti di lavoro, di occupazione, e anche questo solo di lavoro dipendente, e siamo anche qui al 10% di tutto il lavoro dipendente della regione. Io non voglio aprire un capitolo che so che per lei è delicato, i voucher non ci sono più, quelli tradizionali, ma io sono molto contenta, infatti parliamo di lavoro dipendente, non parliamo di lavoro accessorio, anche se non ce lo dimentichiamo, questo vale per tutti. Il turismo, non si tolgono degli strumenti di flessibilità, il turismo è flessibile, abbiamo dei dati che ci fanno vedere dei picchi in base alle festività, in base alla stagione, in base a che avrebbero necessità ancora oggi di strumenti più flessibili. La ringrazio, per questo abbiamo concluso, dopo entreremo poi nel turismo di questo territorio. Il professor Gabriele Manella
è docente di sociologia del turismo di Unibo. Sta a lui dare questo quadro e soprattutto l'interpretazione del fenomeno di questo boom del 2017, poi le linee di tendenza, i trend, professore, non tutto in una volta, però questa è la pista che dobbiamo affrontare. No, no, è già stato detto appunto che è un anno di boom. Io adesso stavo appunto riguardando alcuni dati in questa regione. L'Osservatorio Turistico Regionale ha fatto una ricerca su questo in collaborazione con Trademark Italia e Union Camere Emilia Romagna. Oltre 46 milioni di presenze, 3 milioni in più dell'anno scorso. Aumentano i turisti italiani, aumentano i turisti stranieri, ma una cosa interessante, secondo me, così vengo subito al punto, è che aumentano tutti i segmenti. Aumenta la Riviera, aumentano le città d'arte, aumenta anche l'Appennino. E ecco, una cosa, prima appunto si citava il caso di Rimini, che secondo me, per forza di cose, è emblematico per capire quello che è successo e sta succedendo. Rimini aveva avuto per decenni un'offerta turistica concentrata sul turismo balneare, ma poi dagli anni 90 c'è stata questa diversificazione dell'offerta che ha toccato... Le chiedo scusa, esatto. Questa è sua, è una sua slide. Sì, sì, che poi è stata pubblicata sul Corriere della Romagna alcune settimane fa e mette in evidenza molto bene come il boom tocchi di fatto tutte le località, quelle della Riviera in modo particolare, ma anche località che, se vogliamo, a parte l'eccezione di Gatteo, che c'è una lieve flessione, ma c'è un forte aumento comunque degli stranieri. Poi appunto anche tutti i capoluoghi hanno crescite importanti in quest'ultimo anno. E, guardi che a me ha colpito personalmente, sì. Dopo rientriamo certo. Nel nostro campo, ma ha colpito personalmente i lidi di Comacchio, che hanno registrato, credo, la miglior performance sul 2016 con un più 23,6. E il discorso anche dopo Bologna, certo. Anche gli stranieri sul totale. No, no, esatto, sì, è, come dire, il turismo straniero in molte località aveva comunque in qualche modo dato dei segni di ripresa negli ultimi anni, ma in quest'ultimo è diventato proprio una tendenza molto evidente. Professore, mi scusi ancora, ma io ho citato questo perché... Da ignorante, proprio lo confesso, ignoro, lidi Comacchio significa area più o meno interna, certo i lidi, ma esatto. Lidi significa parco anche e quindi significa introdurre i beni naturalistici, quindi ambientali, che poi vedremo sono una caratteristica anche esatto. Del GAL, l'altro romagna. No, no, ma il turismo di oggi è sempre più un turismo che non si accontenta di un'esperienza sola nell'arco della vacanza, ma cerca sempre più aspetti diversi. E appunto io prima facevo l'esempio di Rimini perché tra l'altro c'era questa espressione che a me piaceva molto come città dei 100 turismi, no? Che un po' dà l'idea di una tendenza che poi si è diffusa in molte altre parti di questa regione. E appunto questo dato è probabilmente interpretabile anche da quel punto di vista, cioè che le persone non cercano semplicemente il sole e il mare, cercano il parco, cercano l'enogastronomia, cercano l'aspetto ambientale e culturale e quindi sempre di più nella stessa vacanza si cercano tante esperienze diverse che quindi chiamano in causa tutto un territorio e questa cosa forse nel turista straniero è ancora più evidente, che in quelli italiani. Io non la voglio fermare, però l'idea che ci ha dato dei 100 turismi, caro dottor Biserni, mi sembra appropriata. E mi rivolgo quindi al dottor Alberto Zambianchi, che è presidente di Union Camere Emilia Romagna, tra l'altro anche padre, non so se è putativo o meno, ma comunque padre di questa ricerca, operativo di questa ricerca. A me interessa capire... dottor Zambianchi, ma anche a tutti voi del Termale, Foreste Casentinese, eccetera, quale sia la caratteristica di questa nostra terra che ha i 100 turismi e può avere una linea, un trait d'union comune? Ma guardi, innanzitutto parlando del fenomeno, non si può non partire dal turismo balneare, perché tuttora è quello che fa la parte del leone. Va però sviluppata una serie di iniziative
che tendono a sviluppare anche le altre segmentazioni, e quindi mi riferisco al turismo cosiddetto congressuale, al turismo d'affari, al turismo sportivo. Pensate cosa succede a Cesenatico nei giorni della Sette Colli, oppure al turismo escursionistico, al turismo socioculturale, quello che ha messo in moto, per esempio, a Forlì il sistema delle grandi mostre realizzate dalla Fondazione della Cassa di Risparmio e dal Comune. Quindi è un fenomeno complesso che va giustamente affrontato in maniera segmentata e che necessita di iniziative politiche e azioni diverse a seconda di quello che è l'obiettivo finale perseguito. Intanto, in questo anno 2017, godiamoci le buone performance che dal gennaio all'agosto ci dicono che sia gli arrivi che le presenze sono i pernotti, sostanzialmente quelli di cui Patrizia Rinaldis, essendo presidente degli albergatori, è diciamo il cuore della faccenda, i pernotti, torno a dire, hanno visto delle crescite che viaggiano fra i 5 e i 6 punti, non stiamo a citare le virgole, ma sono dati importanti anche perché il 2017 viene dopo un 2016 già che era stato già decisamente positivo. Voglio arricchire il discorso, perché so che tu, Bonetti, sei praticamente attento a queste cose, perché noi di Unioncamere siamo andati anche a vedere le provenienze. Allora, sul fronte Italia, diciamo che a parte il 1,2 milioni di emiliano-romagnoli che si spostano sulla nostra riviera o vanno sul nostro Appennino, ci sono 1,7 milioni di lombardi, ci sono 471.000 veneti e oltre 408.000 toscani, questo per dire le provenienze italiane. Sul fronte esterno si è confermato il grande ritorno dei tedeschi, sono stati oltre 370.000 con un incremento nel 2017 sul 2016 di 7,8 punti. Quindi diciamo dati sicuramente significativi. Io sono sempre molto cauto, non amo i paroloni, la parola boom in qualche modo non mi piace. Però sostanzialmente sono numeri decisamente incoraggianti che ci stimolano sempre sui fronti strategici, cioè andare a vedere quali sono le azioni da mettere in campo per fare sì che il nostro modello di offerta turistica possa sempre avere un posizionamento competitivo a livello italiano e a livello europeo, e io dico anche a livello mondiale. Io la ringrazio perché abbiamo aggiunto un altro mattone, caro Presidente, cioè la provenienza dall'Italia e dall'estero. Tedeschi che ritornano, forse la conferma anche dei russi, bielorussi, no, bielorussi un po' di meno, ma soprattutto anche dei russi, questo è un altro tema. Però, se mi consentite, per avere il quadro complessivo, io mi voglio rivolgere anche al dottor Luca Santini, che è presidente del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Lo devo dire tutto, Foreste Casentinesi, Falterone e Campigna. Lei ha lanciato un'idea che io voglio rilanciare da questa trasmissione, e riprenderò ancora. È l'idea del dottor Santini, il Parco delle Foreste Sacre. Perché? Intanto perché ha una caratteristica unica al mondo, che è quella di avere all'interno due centri spirituali importanti nel mondo, come Camaldoli e Laverna, Camaldoli monaci benedettini, che quindi hanno in qualche modo anche caratterizzato tutta la foresta che è intorno al monastero con l'abete bianco, ormai da secoli, e i francescani, che a Laverna, con il loro modo di gestire la foresta, hanno creato la foresta monumentale della Verna, appunto, lasciandola a un'evoluzione naturale. Quindi noi abbiamo al centro del Parco Nazionale due centri spirituali come questi, che potrebbero tranquillamente permetterci di cambiare questo nome, che secondo me è venuto a suo tempo da un grande provincialismo che oggi non fa assolutamente bene, e chiamarlo invece con un nome molto evocativo che potrebbe davvero dare un tocco di internazionalità a questo territorio, Parco Nazionale delle Foreste Sacre, anche perché è l'unico che ha queste caratteristiche. Il nostro Parco Nazionale, oltretutto, oltre ad essere una perla di biodiversità al centro dell'Italia... Non mi parli di Sasso Fratino, perché dopo le faccio una domanda specifica. Non parlo di Sasso Fratino. Dicevo che ci rende unici, e questo
dobbiamo ringraziare semplicemente la nostra collocazione geografica, il fatto che qui si incontrano il clima alpino con quello mediterraneo e dà origine questa a una grande biodiversità forestale e faunistica. Forestale ci dà oltre 40 specie forestali, è l'unico parco in Europa che ha questa caratteristica ed è questo che ci permette di avere tutti questi colori in autunno. Per ritrovare la stessa varietà forestale occorre andare nelle foreste del Nord America e quindi questa è una grande peculiarità che è anche una grande attrattiva da un punto di vista turistico. Ma c'è un'altra particolarità del nostro parco nazionale che è il nostro parco ha sempre avuto, ma che non è mai stata valorizzata fino in fondo, e cioè questo è un parco nazionale che è tra le province di Firenze, Arezzo e Forlì-Cesena. Questo ci rende unici perché questi territori sono stati fonte di ispirazione per tutti i grandi artisti del Rinascimento, da quelli delle arti figurative, e li ritroviamo questi sfondi e questi scenari in tante opere di Piero della Francesca, piuttosto che di Michelangelo, piuttosto che di altri grandi artisti, e tra i poeti non dobbiamo dimenticare che Dante nei suoi peregrinaggi tra Firenze e Ravenna ha attraversato il parco più volte e ne ha lasciato traccia all'interno della Divina Commedia, soprattutto nell'Inferno, quando parla di Mastradamo e quindi cita le ruscelletiche dei Verdicoli del Casentino, e quando cita la cascata dell'Acqua Cheta, che anche questa è all'interno per forza, del parco. Aveva Beatrice Portinari lì, certo, aveva cascata, l'amore. Cascata dell'Acqua Cheta che viene ripresa poi successivamente da un altro grande poeta, Dino Campana, che nei Canti Orfici descrive un percorso che va da Marradi fino alla Verna, attraversando quindi tutto il Parco Nazionale. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questi prodotti che già avevamo, li abbiamo inseriti in dei pacchetti turistici con l'aiuto di APT Servizi Emilia Romagna, che è il capofila per la nostra promozione turistica da quando io sono diventato presidente, e siamo passati da 200.000 a 600.000 presenze, ecco, e qua da 1,5 milioni di visitatori a 3 milioni in 3 anni. Professore, dati che vorrei analizzare anche per quanto di sua competenza con Gianmarco Rossi, che secondo me questa sera ci parla in qualità di presidente dell'Associazione Nazionale dei Centri Benessere. Quindi che cosa è capitato? Il turismo balneare in questa terra. Dunque, sono d'accordo con il dottor Zambianchi, a me non piace il boom, non per criticare l'ideatore del titolo, perché va bene, eccetera, perché bisogna, sono molto pragmatico. Il boom, la crescita ci è stata, soprattutto a livello balneare, dovuto ovviamente alle politiche, diverse politiche che la Regione Emilia-Romagna sta portando avanti e l'attenzione che ha, in particolare il rumore che ha fatto la nuova legge 4, eccetera. C'è stato tutto un insieme di cose. La legge Destinazione Romagna. Esatto, la Destinazione Romagna, che è al centro di studio un po' di tutte le altre regioni, e adesso se ne parla, ma anche dall'estero. Io ho avuto una delegazione cinese che mi chiedeva cos'era questa destinazione, di spiegargli cos'era la Destinazione Romagna, no? Ecco, allora quando gli ho detto, no, che prendeva questo comprensorio da Ravenna, eccetera, lui fa, ma è tutta una città? Cioè, per dire, no? Allora, su che dimensione siamo? Allora parlare di provincione, sì, di provincia unica della Romagna. E ovviamente è dovuto alla capacità degli imprenditori sia balneari che termali, che dell'entroterra, che della montagna romagnola, Campigna, le balze, eccetera. No? Ovviamente hanno avuto la capacità di interpretare e di fare proprio questo momento, no? E sì, che è tutto un insieme di circostanze. Ma io volevo fare una domanda al professore. Faccia è direttamente. È stato tenuto conto negli studi, e anche il dottor Zambianchi, ma ecco, come collaboratore dovrebbe essere fatta a Trademark, in questo coso, proprio per non avere l'amaro in bocca in futuro, ci vogliono due cose. Uno, la capacità degli imprenditori di migliorare, di sfruttare questo boom, chiamiamolo così, per riuscire a fare una crescita, a dare un'offerta
qualificata, un'offerta migliore, puntare sulla qualità, ecco, per soddisfare la domanda turistica, perché ancora su tutti i settori, partendo dalla costa all'entroterra, ancora dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Cioè, questo è un aspetto. L'altro è una riflessione che è importante. Sì, abbiamo avuto tanto turismo dovuto a tutti, ma dobbiamo mettere due aspetti. Uno è l'aspetto climatico di quest'anno, particolarmente eccezionale, che ha portato via la gente dalle città, l'ha portato via dalle terme di pianura, da parte, però complessivamente è stato forte questo aspetto, che era anni che non si verificava. E l'altro è, diciamo, ci abbiamo un soggetto scomodo, ne dico uno, ma per rendere l'idea, Groupon. Groupon fa aumentare, sì, gli arrivi, le presenze, ma oggi dovrebbero, questo metro di misura dovrebbe essere cambiato, bisogna fare i conti sulla redditività. Groupon porta grandi numeri, ma Groupon, Booking, sì, insomma, ecco, tutti sono, per rendere l'idea. Ecco, è questa la problematica. Ecco, sì, grandi numeri, ma quando siamo in fondo, che redditività riusciamo ad avere? Ora, senza voler sminuire, perché gioiamo di questa crescita, perché c'è. Poi un terzo, ecco, che dimenticavo, è le guerre che ci sono, ecco, in giro. Ahimè, purtroppo, perché non vediamo... Purtroppo queste, ecco, perché qualcuno tedeschi, potrebbe dire, mors tua vita mea, potrebbe dire. Soprattutto gli stranieri hanno cambiato meta, ecco. Allora, proprio perché dobbiamo gioire di questa, non delle guerre, ma di questa situazione perfetto, che si perfetto. È creata... Ma dobbiamo rimboccarci le maniche per non farcela sfuggire, ma per crescerle. Questo è solo con la qualità. Prego, veloci, perché voglio fare un giro, se possibile. Allora, il compito importante è quello di tradurre i dati, quindi in realtà l'Unione dovrebbe tradurre i miliardi di dati, dovrebbe tradurli in azioni strategiche. Perché quello che diciamo è vero, i numeri in sé per sé, se non danno una redditività e non si leggono in chiave strategica di riempimento per dare poi delle soluzioni, come dice lei, hanno un valore minimo. Ecco, questo credo che sia la sfida che ci aspetta, perché questi dati vanno letti in quest'ottica. Poi il discorso che lei mi faceva, che è quello che lei stava facendo dell'analisi di Booking, che oggi comunque il turismo viaggia su via virtuale, questo è un dato di fatto, cioè questa la sociologia ci deve dire, cari operatori, incominciate ad attrezzarvi, perché comunque la comunicazione passa anche dalle vie, dopodiché andrà studiato e visto in che modo aumentare quella redditività che oggi come oggi è ancora molto bassa. Professore. Io sono d'accordissimo con le osservazioni, condivido anch'io la cautela nel leggere questi dati indubbiamente positivi. È una ricerca che a me è piaciuta molto, perché poi è molto articolata nel tipo di indicatori e di dati a cui fa ricorso, e spesso in questi casi si potrebbe dire c'è un quadro di dati quantitativi, un quadro statistico molto dettagliato e, come dire, una pista di approfondimento secondo me può essere andare a vedere dei casi specifici, dei segmenti specifici con degli studi più approfonditi, proprio per andare incontro a questa osservazione che lei giustamente fa. Una cosa velocissima sul caso di Booking, che si passa da lì, ma in fondo mi viene da dire, anche un po' da utente, da cliente che ha usato Booking più di una volta, la dimensione della qualità non viene persa. Cioè, pensiamo all'importanza, per esempio, delle recensioni sulle località e sulle singole imprese che può avere un servizio come Booking. Quindi, come dire, c'è un discorso di quantità, che non passa sono da lì. Molto d'accordo, perché le recensioni ce ne sono tante fasulle, dalla sì, concorrenza sì. E tante sono altre. Sono le fake news. Lei, si vendono e si comprano. Sì. Lei no, mi no, quello è un problema che sono problemi, vanno considerati, è proprio per combatterli. Certo. Noi di Union Camere siamo soci praticamente al 50% di APT, che è l'Agenzia Regionale di Promozione Turistica. E stiamo lavorando veramente in maniera cospicua sulle nuove tecnologie per il marketing territoriale. Cioè, in pratica,
quello che è il messaggio che deve arrivare in giro per l'Europa, per fidelizzare, come diceva prima Patrizia Rinaldis, i nostri successi di questi anni, è fare in modo che il nostro turismo che sta dando questi risultati abbia comunque la capacità sempre di mandare dei messaggi positivi e fare sì che queste persone si fidelizzino, usando i nuovi strumenti, i telefonini, i tablet, tutto ciò che adesso conduce il turismo delle famiglie e dei singoli, il turismo colto, il turismo degli sportivi, cioè quel turismo segmentato di cui parlavo prima. Se si agisce così, io credo che i risultati continueranno ad essere incoraggianti. I vari segmenti di turismo, adesso fra poco devo andare in pubblicità, quindi non abbiate, parleremo tutti portando ciascuno di voi il proprio contributo, però introduco col direttore del GAL, dottor Passaglia, perché so che insieme ad altri qui che sono presenti in studio siete andati a studiare il cosiddetto fenomeno Santiago di Compostela, e questo significa, insieme ad altri vedremo dopo, anche sviluppare, mettere in rete le varie iniziative. Il dottor Santini poco fa ha parlato di grandi artisti all'interno del quadro delle foreste casentinesi, e però lì dentro, quando ha parlato dell'acqua cheta, parla di Dante, e la via di Dante è una di quelle vie sorte ultimamente tra Firenze e Ravenna in occasione, voi sapete, 2021, sono i 700 anni della morte del divin poeta, attenzione. E quindi io quando sopra Brisighella, e qui vedo Lanzoni, e quindi sto parlando del Parco del Gesso, mi trovo, guardate che è così, Via di Dante, San Romualdo, poi dopo mi sposto San Vicinio, San Francesco, soprattutto la via di San Francesco. Insomma, bisogna mettere in rete, fare uno sforzo, credo che questo sia lo sforzo che deve fare anche il GAL. Caro dottor Passaglia, cosa vi hanno detto a Santiago di Compostela, a Santiago, in Galizia, che non è la Catalogna, ecco, lasciamo per un momento a parte la Catalogna. Le due cose più interessanti che ci hanno detto è che, primo, l'industria del turismo legata al Cammino di Santiago è la prima industria della regione. Secondo, nel 1982, registrati presso gli appositi registri, perché a Santiago tutti i pellegrini che arrivano vengono registrati e a tutti viene rilasciata la Compostela, per l'appunto, nel 1982, anno dei mondiali di calcio, anno della visita del Santo Padre Giovanni Paolo II a Santiago, 400 pellegrini. Nel 1993, anno in cui sono iniziati gli investimenti da parte della Regione Galizia, investimenti superiori a 120 milioni di euro per creare l'infrastruttura turistica di tutta la regione, per avviare e favorire quello che sono il turismo dei cammini, ci sono stati 4.000 pellegrini. Nel 2016 a Santiago sono arrivati oltre 270.000 pellegrini, una proiezione sul 2021 di oltre 400.000 pellegrini, un incremento dell'industria del turismo, se così vogliamo parlare, decisamente esponenziale. Altro dato che a noi ha colpito molto, solamente l'11% di coloro che fanno il Cammino di Santiago lo fanno per una motivazione esclusivamente religiosa. Quindi vuol dire che chi lo fa ha delle motivazioni sue personali, che vanno da la ricerca di una propria spiritualità, la ricerca di fare un'esperienza diversa dalla vita del tram tram quotidiano, la ricerca di qualcosa che ognuno ha dentro di sé. Bene, io mi fermo qui perché riprenderemo da questo concetto per esaminare gli altri aspetti, Presidente, del turismo, per avere questa idea, professore, se sia possibile non solo costruire la rete dei cammini e degli itinerari, ma la rete del turismo in questa nostra terra. Ci sono tanti enti, ecco, bisogna tentare tra pubblico e privato di mettere insieme, che non sia solo l'APT o l'Unione, ma una voce, possibilmente, perché c'è l'altra caratteristica, e lo ripeto spesso, non è possibile, siamo nel 2017, che Cesenatico vada da solo in Germania e Cervia,
che è unita da un canale vada da sola. Non è possibile. Pubblicità. La sede del Galla L'Altra Romagna si trova in una deliziosa cittadina del primo Appennino lungo la Valle del Savio, che è un comune molto importante, di origine, un'archeologia e una presenza molto importante, che è Sarsina. Cito Sarsina perché il nostro Presidente vi dirà il motivo. Si sono svolte le esequie di Luigino Megacini, il sindaco di Sarsina, il compianto sindaco di Sarsina, che purtroppo prematuramente ci ha lasciato. Io ho un ricordo di una persona seria, disponibile e capace. Noi abbiamo la nostra sede presso degli uffici che sono di proprietà dell'amministrazione comunale. Devo dire che noi in questi anni abbiamo avuto con l'amministrazione, ma in modo particolare col sindaco, un rapporto particolarmente fecondo, particolarmente buono. La improvvisa scomparsa ovviamente ci ha addolorato particolarmente, e un ricordo ovviamente commosso va alla famiglia, e noi ci stringiamo attorno alla famiglia, attorno a tutta la collettività sarsinate per questo grave lutto che li ha colpiti i giorni scorsi. Oggi, ricordo, in questo momento si stanno svolgendo le esequie. Grazie, grazie. Ci uniamo anche noi. Questa è la fotografia, vedete, di Luigino Megacini. Come si dice, continuiamo, perché la vita continua. Vorrei però, Foietta, l'ingegner Foietta, parlavamo con il dottor Lanzoni del Cammino di Santiago. Lei è il rappresentante, presidente? No, sono consigliere, tesoriere, uno dei fondatori, diciamo. Ecco, è la parola esatta, migliore, sì. Della via Romea Germanica. Che cosa vuol dire? Via Romea Germanica è una via che vuole essere, che è internazionale, perché parte da Stade al Mare del Nord, attraversa tutta la Germania, l'Austria e l'Italia, passando dal Brennero fino a Roma. 2220 chilometri. E noi rappresentiamo l'associazione italiana, però siamo gemellati con l'associazione Romweg tedesca e con la Jerusalem Way austriaca, e siamo candidati per il riconoscimento come rotta culturale, di interesse culturale europeo, proprio come il Cammino di Santiago e come la Via Francigena. Quindi in Italia ci sarebbero a questo punto due strade internazionali, quella francigena, che è già riconosciuta ancora dal 95, quindi da parecchio tempo, e spero il prossimo anno la nostra, perché abbiamo già avviato tutte le pratiche per il riconoscimento europeo. Qui c'è anche, occorre dirlo, forse voi più esperti di me, ma il ministro Franceschini ha lavorato in questa direzione, a mio parere, in maniera interessante, perché si sta costruendo questa mappa nazionale. Anche sì, l'Atlante si chiama Atlante dei Cammini. Il 2016 era l'anno dei cammini. Per la verità è stato un anno molto interessante, ma non tanto dal punto di vista finanziario, dobbiamo dirlo, perché il Ministero in pratica ha finanziato con 20 milioni la Francigena, 20 milioni i cammini di San Francesco e 20 milioni la via Appia. Adesso non sappiamo per quale motivo, comunque questi sono stati finanziamenti del Ministero del 2016. Appia Antica. Sì, però l'Appia Antica non è un cammino. Però è un parco particolare. Quel filmato fatto da Rumiz, molto interessante, però che dimostra che la via Appia, se vogliamo attivarla come cammino, non bastano 20 milioni, forse ci vogliono 20 miliardi. Percorso Germania, ha detto quanti chilometri per arrivare? 2220. Sono 1090 in Germania, 83 in Austria, allora, e 1045 qui si vede bene. Tornate un momentino indietro, che si vedeva bene il tracciato delle varie vie. Eccole qua. Ecco, quelle sono le due vie
la grande, la chiamo in gli uffici del Lussemburgo, Stade, che è quassù, l'hanno chiamata come la vecchia, la grande Y che collega l'Europa, cioè abbiamo le due parti da Y che ci congiungono a Roma e poi da lì parte la via Francigena del Sud verso sì, la Terra Santa. Che vorrei ricordarvi che c'è un'altra via molto interessante che è quella di l'Arcangelo. Ci sono l'ho scoperto quest'anno, 810 chilometri tra Monte Sant'Angelo, in Val Susa, adesso ahimè attraversata dal fuoco, però sì, la Sacra San Michele, sto parlando di San Michele Arcangelo, per arrivare a Saint Michel, Mont Saint Michel. Quindi c'è questo tratto, guardate che sì, però sono bisogna estremamente interessanti. Però bisogna stare attenti, parlare di rotte culturali è una cosa, cammini è un'altra. Certo. Allora, per esempio, il nostro Atrium, no, che è, di cui il comune di Forlì è capofila, non è un cammino, è una rotta culturale, ma non è camminata. Quindi la via Francigena è camminata, la nostra è camminata, altri percorsi regionali, interregionali sono camminati, altri invece no. Ecco, questo voglio dire. Se riusciremo, avremo un collegamento col presidente dell'APT Emilia Romagna, ci si parlerà di questa iniziativa che voi tutti un po' conoscete, sicuramente Santini, voi tutti, che sono i cammini e vie di pellegrinaggio in Emilia Romagna, con tutte le vie che costituiscono questa rete. E quindi questo è un tema, eccolo qua, questo è. E come vedete il cammino di Sant'Antonio, la via Romea tratto non antolana longobarda, la via degli dei che da Bologna a Firenze, che anche questa è estremamente interessante, il nord, la via Francigena, e qui ci si perde perché il cammino di San Vincinio con 300 chilometri più, 15-16 tappe e poi perché no, soprattutto San Francesco, quindi poi. Posso dire una Prego. Cosa? Come, noi come Galla abbiamo, come posso dire, sposato da subito l'idea della via Romea Germanica, perché già nella scorsa programmazione abbiamo, come posso dire, favorito, aiutato su alcuni progetti. In questa programmazione vorremmo fare una cosa molto importante, almeno il tentativo, non so se andrà a frutto perché è molto difficile, è quello di mettere in fila tutti i Galla da Bolzano a Roma, che sono sul percorso della via Romea Germanica, e fare un unico progetto di valorizzazione. E il bello, secondo me, sarebbe l'iniziativa finale, che nell'idea che io ho proposto al coordinamento degli altri galli, è quella che l'iniziativa finale la si faccia a San Pietro, perché mentre a Compostela si arriva a una città molto importante, qua si arriva nella sede nella sede della cristianità, si arriva a San Pietro. Quindi l'iniziativa finale sulla quale noi stiamo lavorando, ma torno a dire non sarà facile arrivarci, mettendo in fila tutti quanti i galli, con l'iniziativa finale fatta proprio anche a San Pietro. Perché, e qui entra anche il fattore economico, non è solo pedibus calcantibus, alla latina, con i piedi, camminando a piedi, eccetera. Sì. Ma dietro ci sono dei fatti economici. Voi che siete certo. stati a Santiago di Compostela, dopo mi date per piacere, facciamolo vedere, faccio un'autocelebrazione, anche la mia compostellana, che riservo e serbo con me come una reliquia. Ebbene, questa è mia, Petrus Georgius in latino, Capitulum Salmi Apostolici Metropolitane Ecclesi, eccetera, firmato Canonicus Deputatus Pro Pellegrinis. Quindi è il 5 settembre 2011. Ma a prescindere da questo, ci sono fattori economici. Voi che l'avete visitato, io certo. Soprattutto l'ingegnere, lungo il tragitto sono sorti gli ostelli, sono sorti i bar che uniscono e ti danno, ma magari sono gli agricoltori, ecco qui che si unisce il discorso, che ti danno da bere e da mangiare. È una cosa straordinaria, quindi fattore economico. Prego. Io no, l'ho vissuto il cammino come pellegrino, perché ho fatto Anch'io. Due cammini. Quello del francese, tutto, completamente da Saint-Jean-Pierre-de-Port fino a Finisterre, quindi poi quello del nord. L'ultima volta che ho camminato è il 2010, ci sono tornato l'altra settimana in aereo. In aereo, più comodo. No, in aereo, però abbiamo
camminato ben 5 chilometri, quindi... però voglio dire, ho visto nel giro di 7 anni una differenza enorme. Quando siamo arrivati in Galizia, ancora nel 2010, c'era qualche ostello nei punti tappa, no? Ecco, noi abbiamo visto già in quei 5 chilometri, abbiamo visto non un ostello, ma ne abbiamo visti diversi. Abbiamo visto dove danno da mangiare, quindi dei ristoranti. Sì, sì. E anche i contadini si ingegnano, perché mettono su il loro baracchino e vendono la frutta o il panino o i biscotti o cose del genere. E quindi vuol dire che questa è una microeconomia che è molto, molto importante, molto importante. Forse non è la microeconomia di cui abbiamo bisogno noi, però sicuramente abbiamo bisogno di questo tipo di turismo. Io dico che i pellegrini valgono due volte, uno perché camminano e consumano, ma poi perché sono ambasciatori del territorio verso altri e quindi portano il turista vero e proprio, che poi cerca di mangiare bene, dorme bene e vive bene. Bene, grazie, perché davvero per me è stato convincente, è un'esperienza che consiglio un po' a tutti, chi possa o voglia. Dottor Lanzoni, lei è il presidente della comunità del parco, questo giovane parco del Vena dei Gessi. Io non so se tutti sappiano, i nostri telespettatori, che cosa sia la Vena dei Gessi, da dove parte e dove arriva tra l'altro la Vena del Gesso, che dovrebbe partire grosso modo non lontano dal territorio in cui, dal quale stiamo trasmettendo. Beh, diciamo le prime colline, sì, infatti, c'è questo da dire: in realtà, geologicamente parlando, la Vena del Gesso, o il gesso, questo minerale, lo si trova per un'ampia linea di costa dell'Italia trasversale. Sì. Però ci sono pochi punti di affioramenti di queste dimensioni. Nel nostro caso è uno dei pochi affioramenti europei di queste lunghezze, quindi 19 chilometri e fino anche a 500 metri di altezza fuori dalle argille, il che significa che comunque anche sotto ci sono ulteriori strati di questo minerale. Che cosa fa? Che ha sfruttato e continua a dare del benessere a noi, perché le nostre acque termali hanno origine gessoso-solfifera, per cui la pioggia e la neve fa sì che le acque si formino, si mineralizzino, e poi il metano ce le spinge fuori. Quindi è un meccanismo legato a questo tipo di evento della crosta terrestre, considerato il fatto che mi pare 6 milioni di anni fa, io non c'ero, quindi riporto i dati geologici della storia della Terra, l'evaporazione del mare ha permesso la concentrazione di questo cloruro di sodio, di questo sale, e ha poi generato, attraverso una chimica e attraverso un'evoluzione appunto di questi fenomeni, questa crescita, questa fuoriuscita dalle argille di questo tipo di minerale. Ecco quindi la fortuna. E la fortuna è stata anche, dopo 35 anni di gestazione burocratica, finalmente avere il riconoscimento del Parco Regionale della Vena dei Gessi, che, a tornare a un discorso certamente naturalistico, è fondamentale, importantissimo, perché è un parco particolare, pur nel suo piccolo, perché è ricco di storia. Pensate, ci sono 14 grotte carsiche di importanza internazionale, quindi è anche studiato molto a livello speleologico. Queste grotte sono dei musei a cielo aperto, quindi c'è una storia nelle stratigrafie delle grotte, si trovano storie bellissime. E l'ente parco poi ha creato degli studi, ha studiato i chirotteri, ha studiato tutto quello che è la storia di circa, soprattutto nella grotta del Re Tiberio, che è la grotta di culto, che oggi è frequentabile da chiunque vuol partecipare, risalente a 6.000 anni fa, quindi l'uomo l'ha frequentata fino ad allora, ma non abitandola, ma creando appunto una grotta di culto, di sepolture, eccetera, eccetera. Tornando però a un discorso utile per tornare al turismo, credo sia importante vedere questa sinergia fra la finalmente decisione di formare questo importante parco, 6.000 ettari in gran parte proprietà privata, quindi potete immaginarvi cosa può significare normare, impedire, diminuire, bloccare anche certe attività a volte dannose per un certo criterio di tipo naturalistico. Però a livello turistico ci ha dato una forza notevole. Vi porto i dati dell'agosto 2017 del nostro piccolo territorio di Relo Terme. Vi parlo di un 63% in più di arrivi e un 22% in più di presenza. 63% in più di arrivi. Poi le posso assicurare che i dati ci danno delle,
un consolidamento di questi dati anche in settembre e in ottobre, che non è ancora concluso. Cosa significa? Significa che tutto il tessuto commerciale turistico del nostro territorio, collegato ad esempio ad altri 16 comuni, nell'unione dei 6 comuni, nei 16 comuni più Riolo, quindi 17 comuni, di IF, Imola, Faenza, Destination Tourist Company, e quindi il fatto di poter promuovere un territorio più ampio, si parlava non più di campanilismi ma di aree molto più vaste, ha permesso questo tipo di comunicazione legata al termalismo, senza dubbio, che fa la prima parte, legata al trekking, al nordic walking, alla bike, mountain bike, strada, quello che volete, all'ippica o all'equitazione, se si vuol dire. Abbiamo i campi da golf, abbiamo un sistema quindi di comunicare una serie di dati importanti per un turismo che è fatto di una serie di offerte, non più soltanto di un'unica parte. Posso chiusare un secondo per darle una buona notizia, Lanzoni, non so se l'ha già saputo. L'ultimo nostro consiglio di amministrazione ha approvato proprio uno stanziamento di, mi pare, 78.000 euro per la precisione, per finanziare un'attività che sarà svolta nel 2018, che è il convegno internazionale di speleologia, che sarà fatto a caso lì nel territorio. Quindi il GAL è già stato attento in passato a questo, continua a essere particolarmente attento, perché al di là della speleologia in sé ci saranno tutta un'altra serie di eventi, come posso dire, di valorizzazione del territorio, e anche, perché è la cosa che, sulla quale poi noi teniamo molto, è la valorizzazione anche dei prodotti del territorio, per cui il territorio di Casola, di Brisighella, di Riolo è ricco di tradizioni antiche, di prodotti, ne cito uno per tutto, l'olio di Brisighella per dirne uno, ma ci sono i frutti antichi, i frutti dimenticati e tanti altri prodotti del territorio. Sarà l'occasione quella, nel 2018, mi sembra i primi giorni di novembre, convegno internazionale, noi lo sponsorizziamo, perché crediamo fino in fondo che il turismo sia fatto anche di tante queste piccole iniziative del territorio. Dopo ne avrei altre da dire. Poi, dopo io la sfido su un altro tema. No, perché lei è un camperista, dopo le dico qualcosa sul camper. Volevo solo aggiungere una riflessione. Consideriamo l'aspetto della destagionalizzazione. Noi stiamo lavorando molto nella presentazione del territorio. E lei usa questo termine con la dottoressa Rinaldi, che sono anni che parla, vero? Dopo lo riprenderà. Però, questi strumenti, il parco, i prodotti tipici, ma il legame anche con Ravenna, ma Bologna 2.500.000 presenze mi pare registrate ad oggi, una città come Bologna, significa che il frequentatore del nostro territorio, del nostro terme, deve poter sapere di andare in questi punti, in queste zone, ma anche in gennaio, in febbraio, in marzo, in novembre, in dicembre, quindi parliamo anche di ampliare il più possibile, ecco che il boom viene anche da questo tipo di offerta. Presidente, secondi, prego, scusa, prego. Per confermare quello che diceva adesso il Presidente Lanzoni, ho un dato dell'Appennino forlivese che dice nei primi 8 mesi, gennaio-agosto 2017 sul 16, l'Appennino forlivese più 53% gli arrivi e più 37% le presenze. Quindi sono sicuramente dati che confermano. No, io mi permetto di dire, dottor Lanzoni, quando prima dicevo, guardate che lungo l'itinerario, partendo se volete da Passo di Roncisvalle, o da, quindi da Piedeporc, oppure dalla Puente della Reina, cioè l'incontro di quelli che vengono dal nord, dalla Francia, dall'Inghilterra, dall'Aragonese. E lungo il tragitto, però come dicevo, ostelli, piccole pensioni, agriturismo, anzi ne approfitto per dire, ma forse bisogna che mandiamo un telegramma, una mail alla Regione Emilia-Romagna, perché si ostina a chiamarli, perché nel bando c'è scritto agriturismi, è sbagliato, noi abbiamo iniziato parlando di dizionario, almeno chiamiamoli agri, uno è un agroturismo, due sono agriturismo, e quindi chiuso l'argomento. Ma lungo quel tragitto vi sono campeggi, ecco, i campeggi, ma cosa fa il GAL, l'Alta Romagna, relativamente al camperismo? Questo l'abbiamo fatto apposta per lei, questa iniziativa. È un'iniziativa che prenderà... Per lei, interesse privato nel pubblico, non va bene. Sto scherzando, ovviamente. I
I camperisti sono un'altra espressione di turismo diverso, ma rientra molto bene nel concetto SLO dell'agriturismo e anche del camperismo. Noi abbiamo già finanziato un'iniziativa che fra l'altro facciamo anche in collaborazione con IF di Imola Faenza e la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì. È un'iniziativa che svolgeremo in tutti i 25 comuni. Si parte dal monitoraggio delle piazzole di sosta di camper, che nessuno sa quante ce ne sono e dove sono. Verranno poi ovviamente segnalate. Faremo poi un opuscolo che verrà distribuito a livello nazionale, non so in quante migliaia di copie, non me lo so dire, però molte. Faremo poi anche tutta una serie di iniziative nel territorio, fra cui 3 raduni di camperisti particolarmente importanti. Diciamo, uno l'abbiamo già identificato, che sarà fatto nel Faentino per la festa delle AIA, la musica nelle AIA, per la precisione, un'iniziativa molto importante che già da anni viene fatta nel Faentino. Un'altra iniziativa nel Forlivese, nel Cesenate, devo dire che onestamente ancora non abbiamo battezzato in quali comuni fare, perché abbiamo una grossa difficoltà, perché noi pensiamo di avere presenze di 100-150 camper e voi capite che non è facile in qualche piccolo comune poterli dislocare tutti quanti senza creare troppo danno alla viabilità e alla circolazione. Quindi, come posso dire, da una parte siamo spinti a voler spingere le presenze, dall'altra parte sappiamo che ci saranno anche questo genere di difficoltà. Però noi pensiamo che anche il turismo fatto sui camper debba trovare assolutamente risposte nel nostro territorio, e penso in particolare nelle parti collinari montane e in particolare ovviamente nelle foreste casentinesi, dove secondo me è lo sbocco naturale di un camperista che voglia conoscere e vedere una bella parte della natura del nostro territorio. E che soprattutto sia molto geloso nella tutela dell'ambiente, perché io camperista ho visto anche delle cose che non vanno bene, non vanno bene per... Noi censiamo proprio le aree di sosta. Perfetto. Proprio per evitare che ci siano, come posso dire, degli abusi. Questo territorio è importante anche quando il Presidente inizialmente ha parlato di sapori, saperi. Quindi io mi rivolgo anche per avere un quadro complessivo a Lorenzo Angelini, che è direttore della strada dei vini e dei sapori, e a Pierino Liverani, che è della strada di Romagna. Quindi dateci il quadro complessivo, prego. Ma io volevo prima di tutto riallacciarmi a una cosa che aveva detto il direttore Pazzaglia, cioè aveva parlato di tram tram. Secondo me questa tendenza degli ultimi 2 o 3 anni a un turismo più slow, a cercare appunto il contatto anche con la terra, con l'agriturismo, con la parte rurale, inizia a essere fisiologica. Cioè noi veramente tutti i giorni siamo sottoposti a una serie di stress dovuti al telefonino, alle mail, al fatto che in qualsiasi processo lavorativo viene chiesto oggi per ieri, e diventa veramente fisiologico. Io me ne sto rendendo conto negli ultimi anni quanto diventa importante e necessario trovare un ritmo più lento a contatto con la ruralità, in cui tu possa un attimino respirare e mettere la testa fuori da tutto lo stress che tutti i giorni ci avvolge. In questo le strade, per esempio, hanno una serie di itinerari che sono fatti proprio per rallentare il ritmo, attraverso appunto degustazioni. Anche noi stiamo organizzando tutta una serie di iniziative con i bike, proprio per riportare un attimino il turista sul territorio. E questa, quello che mi stupisce di più non è tanto l'exploit o il boom turistico di quest'anno e dell'anno precedente, era come mai non c'era stato prima. Perché abbiamo veramente un territorio che riesce a avere tutto. Forse è stato fatto un errore in passato, che era quello di dividerlo in zone, in fasce. La fascia costiera, la fascia, diciamo, pianura collinare e la parte montana. Il territorio fuori dalle nostre province non viene percepito così. Quando noi andiamo anche all'estero, giriamo, che siamo in vacanza, non percepiamo il territorio come diviso in fasce. La nostra forza appunto deve essere quella di iniziare a ragionare più o meno per come sono disposte le vallate, cioè dalla montagna al mare c'è un prodotto che deve essere unico, perché anche il fatto di considerare il turismo localizzato su mare, su collina o su montagna è molto limitante per un turista che vede il nostro territorio come se fosse fondamentalmente un enorme quartiere. Per noi spostarci mezz'ora di macchina, un'ora di macchina è un problema, per un turista americano o di qualsiasi altro paese europeo è
esco a fare la spesa. Bene, questa è una notazione molto interessante, molto. La ringrazio perché questo tema, siamo immersi nella contemporaneità con una velocità supersonica. Noi in questo momento, sto osservando, mentre parliamo, altri magari stanno scrivendo messaggi, eccetera, perché questi sono i tempi e quindi lo slowing è davvero molto interessante. Pierino Liverani. No, io voglio sottolineare una cosa, che le strade sono nate all'inizio del 2000 appunto per dare un valore e far conoscere i prodotti del nostro territorio. Poi man mano che è passato il tempo abbiamo anche raggiunto fatto un salto di qualità per cercare di presentarli anche al turista, cioè quando un turista viene ha bisogno di trovare non solo la collina, la rocca, eccetera, ma ha bisogno di trovare un qualcosa di piacevole da consumare. E credo che le strade abbiano lavorato molto su questo fattore, tramite gli agriturismi, le aziende che producono questi prodotti, eccetera. E credo che sia molto importante, come diceva anche Lorenzo prima, che noi riusciamo a far conoscere rallentare questo turista che viene, cioè un turista che viene dall'estero, eccetera, che conosce un agriturismo, che conosce un certo percorso in bici, ecco, che si vada a casa con un bel ricordo per poter ritornare, perché io voglio sottolineare questo. L'avete già detto, molti fattori, secondo me, bisogna che questo lo teniamo ben presente, hanno forse dirottato nel nostro territorio del turismo. Ecco, noi dobbiamo avere la forza di trattenerlo con quello che sappiamo dare, ecco, ed è importante questo, secondo me. Grazie. C'è però un piccolo particolare. Io chiederò subito al dottor Santini, perché ultimamente un qualche regalo, non come dono, ma perché ci era dovuto, Sassofratino è diventato patrimonio dell'umanità, dell'UNESCO, quindi aggiungo un'altra perla a tutto questo. Presidente, soddisfatto? Sì, molto soddisfatto, perché abbiamo iniziato il percorso nel 2015, nel 2017 abbiamo ottenuto il riconoscimento. Non è soltanto Sassofratino, perché Sassofratino sono 750 ettari, sono la prima riserva naturale integrale italiana istituita nel 1959. All'interno di Sassofratino ci sono degli alberi, dei faggi, che hanno oltre 550 anni di età, quindi questo significa che già nel 1959 Sassofratino si era protetto da solo, prima che arrivasse la protezione dell'uomo, e si era protetto per la conformazione, diciamo, fisica del territorio, per cui era antieconomico tagliare le piante, perché il costo dell'esbosco era più alto di quello che il legname avrebbe reso, quindi quelle piante si sono autoconservate. Dopodiché, nel momento in cui la tecnologia avrebbe permesso un esbosco, diciamo, economico anziché antieconomico, Fabio Clauser, che entrò dentro Sassofratino e che era l'allora amministratore dell'azienda... Mitico Clauser. Mitico. Sì, dell'azienda delle foreste casentinesi, non se la sentì. E quindi i primi 100 ettari all'interno di Sassofratino furono istituiti come riserva naturale integrale, dopodiché è stata ampliata a 750. Il riconoscimento UNESCO però non si limita ai 750 ettari di Sassofratino, ma abbiamo ottenuto un riconoscimento UNESCO per le faggete vetuste del Parco Nazionale, sono 7.700 ettari, quindi una porzione importante dei 36.000 ettari del Parco Nazionale. La gran parte si trova nel versante romagnolo del parco, tra i comuni di Santa Sofia e Bagno di Romagna, ma ci sono anche delle piccole porzioni che interessano il comune di Pratovecchio Ostia, il comune di Poppi, il comune di Bibbiana in provincia di Arezzo e il comune di San Godenzo in provincia di Firenze. Quindi un grande polmone all'interno del Parco Nazionale. I 750 ettari di Sassofratino non sono visitabili perché sono preclusi appunto alla presenza umana,
ma gli altri 6.900 ettari sono visitabili, quindi un importante veicolo anche da un punto di vista turistico, anche perché nel mondo ci sono milioni di persone che si muovono esclusivamente per andare a visitare i siti UNESCO. E una caratteristica di questo sito è che è il primo sito in Italia riconosciuto per il valore naturalistico. Noi siamo il paese che aveva il più grande numero di siti UNESCO, ma erano tutti siti che erano riconosciuti per valore architettonico, artistico. Le stesse Dolomiti, che si potrebbe pensare che erano già riconosciute come valore naturalistico, in realtà erano riconosciute come sito geologico. Quindi il primo sito naturalistico italiano è stato quello delle foreste casentinesi, insieme a una porzione di foreste del Parco Nazionale d'Abruzzo, del Parco Nazionale del Gargano e del Parco Nazionale del Pollino. Appunto, siamo un sito seriale, però ecco, il nostro è il più grande in termini di grandezza e quindi siamo davvero soddisfatti. Vorrei ricordare che l'ispettrice UCN, che è venuta a fare il sopralluogo per poi concedere, appunto, o non concedere, in questo caso ce l'ha concesso, il riconoscimento UNESCO, per 3 giorni, quando è stata con me, che era un ispettore cinese, mi ha continuato a chiedere se eravamo attrezzati per poter ricevere l'impatto che un sito UNESCO provoca sul territorio da un punto di vista di flussi turistici. Io naturalmente ho detto che eravamo pronti anche perché ci eravamo in parte un po' attrezzati, cioè nel senso, un ragionamento l'avevamo fatto. Noi dal 2014 ad oggi abbiamo ricevuto la certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile da parte della Comunità Europea, abbiamo lavorato con APT Servizi e abbiamo ricevuto anche questo riconoscimento. Una cosa che è fresca di ieri, sembrerà poca cosa rispetto al riconoscimento UNESCO, ma Federparchi e Lega Ambiente Nazionali ci hanno dato l'Oscar del turismo ecosostenibile al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Montefaltrone a Campigna, che andremo a ritirare al BTO alla Fortezza d'Abbasso a Firenze il 30 di novembre. Quindi un'altra piccola medaglietta da tanti auguri da per altri successi. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, intanto queste immagini sono stupende. Questo è il foliage, no? Chissà perché anche qui noi italiani abbiamo il foliage. Vabbè. Comunque, i colori d'autunno, questo è magnifico. Vorrei ricordare ai nostri telespettatori, però, per vedere queste bellezze, ai nostri telespettatori, il sentiero 00 che parte, in questo caso, se si vuole, dalla Campigna e si va verso Camaldoli. A passo della Calla verso Camaldoli, che si fa comodamente perché il punto più alto è Poggio Scali, sì, con una veduta stupenda, veramente fino al mare, quando è molto chiaro, sui Monti Gemelli, i Monti Simone e Simoncello, è bellissimo, quindi io mi entusiasmo per questo. Siamo in grado adesso, dopo aver fatto questo excursus, intanto vi prego di preparare questa pillola che abbiamo realizzato, un'intervista con l'assessore regionale che è di Rimini, Emma Petitti, che ci parlerà appunto di turismo. Preparatelo. Siamo in grado, professore, di tirare alcune considerazioni, poi nell'ultima parte vedremo il da farsi da parte del GAL, ma da parte di tutti voi. Prime considerazioni. Prendo anche alcune cose che sono già state dette fin dall'inizio. Per esempio, quando Patrizia Rinaldi parlava di territorio e non di singolo prodotto. Tutte le cose che sono state dette qui emerge molto chiaramente, no? Come tutti questi siano pezzi di un discorso unico da cui non si può prescindere, altrimenti la competizione, che è globale, come veniva detto, è persa in partenza. Un altro termine che secondo me anche è un po' trasversale alle cose che sono state dette, che veniva citato da Bruno Biserni, ma poi l'hanno ripreso in diversi altri, il termine slow. Quando si parla di turismo slow in particolare, si mette molto in evidenza la dimensione, tra le altre cose, la dimensione del viaggio rispetto proprio, che non è un ostacolo da superare per arrivare a destinazione. Ma è qualcosa che l'esperienza dei cammini è proprio, mi viene da dire, l'esperienza slow per eccellenza da questo punto di vista. Ed è anche, questo è un altro punto che insomma a me viene da sottolineare, è anche un
un modo di avvicinarsi all'esperienza turistica che è chiaramente a basso impatto con la comunità locale. Perché, come dire, uno dei punti anche, se vogliamo, critici di riflessione è proprio in che modo la presenza turistica, che può essere anche una presenza consistente, costituisce un arricchimento e non un impatto negativo per la comunità locale, che è un po' il problema con cui avete interagito anche voi quando... Il grande Leonardo da Vinci, Vinci a proposito, è uno di quelli vicino al parco, perché Vinci è fuori parco, se non mi sbaglio. Sì, Vinci è fuori parco, ma diciamo che Leonardo ha attraversato anche lui il parco. Certamente, certamente. Che diceva e affermava, homo, che tembai per i deserti e per i campi, è la frase di Leonardo da Vinci nel suo testo. Emma Petitti, ce la date, proprio in conclusione di questa seconda parte. Assessore, con tanti problemi che dimostra il nostro paese, tante ansie, però almeno il turismo tira alla grande. Sì, possiamo dire che davvero si preannuncia un 2017 da record per l'Emilia-Romagna. Nei primi 8 mesi dell'anno abbiamo registrato oltre 46 milioni di presenze, quasi 3 milioni in più rispetto al 2016. E salgono gli arrivi, salgono i turisti italiani, ma anche quelli stranieri. Una riviera che rappresenta un comparto che tira molto e che affianca anche a quello che è stato il boom delle città d'arte, compreso il nostro Appennino, un'impennata che è stata nell'Appennino con oltre il 10% in più di presenze. Possiamo quindi dire che realmente quello del settore turistico è un settore che va alla grande, e ogni 100 euro di valore aggiunto se ne riescono ad aggiungere altri 84 le attività. Questa è la misura, cioè 220.000 addetti e 55.000 imprese. Possiamo veramente dire che il turismo rappresenta quell'industria che crea economia in tutta la regione. Dottoressa Petitti, è vero che Rimini è una delle capitali mondiali, se non la principale, del turismo, però a questo punto il tema è che in questo nostro territorio della Romagna, ma dell'intera regione, il problema è mettere insieme tutti i turismi. È un crogiuolo molto interessante e importante. Assolutamente sì. Noi dobbiamo riuscire ad integrare la nostra bella regione, perché noi abbiamo un entroterra straordinario che può attirare tantissimo, che quindi può fare realmente prodotto turistico. Abbiamo l'Appennino, abbiamo le città d'arte, abbiamo un mercato che al di là della riviera può realmente fare economia. Quindi riuscire ad integrare sempre di più attraverso ovviamente le strutture, attraverso la viabilità, attraverso la qualità dell'ambiente, creando sinergia con il nostro sistema anche culturale, noi possiamo sempre di più crescere. Quindi questa sarà la sfida anche per i prossimi anni. Mi sono permesso durante questa brevissima pausa di chiedere ai nostri protagonisti, a conclusione di questo confronto di ping pong, non volete chiamarlo, non vogliamo chiamarlo boom, era un titolo che abbiamo voluto dare per distinguere magari rispetto agli anni precedenti questa ripresa, di solito il boom che fa qualcosa di positivo in questo senso, no? E questa è la prima spiegazione, però ai protagonisti noi dobbiamo per forza di cose chiedere, caro Presidente, al punto, partendo dai dati, dall'esame, dalle linee di tendenza, quindi i trend dove vanno, dove si va, e quindi c'è qualcosa che bisogna migliorare? Io penso di sì, e quali cose debbono essere migliorate? Io mi permetto di dirne una, probabilmente uno dei mali endemici che abbiamo noi romagnoli, e io devo riconoscere prima il valore degli operatori, prima che delle istituzioni, mi perdoneranno le istituzioni, ma senza questo grande valore dei romagnoli che investono su loro stessi, che si sporcano le mani, che tirano, probabilmente sarebbe difficile anche mettersi la medaglia da presidente o del parco, dobbiamo dirlo così com'è, questa è la prima cosa. La seconda, però, i romagnoli hanno un limite, e il limite è quello certe volte
di dire chi fa da sé fa per tre, e uso un linguaggio molto semplice per dire che esistono i campanili, e sono tanto, è tanto difficile superare questi campanili. A voi? Lei conviene con me, professore, lei che è sopra le parti, questi campanili, come facciamo? Mi viene da dire che non è un problema solo romagnolo, ma forse è anche un problema nazionale. Sì, che no, abbiamo, non mi citi solo la Catalogna, adesso l'abbiamo già evocata, o Brexit o altro. Stiamo qui, questo territorio. No, per fortuna ci sono delle esperienze che hanno tentato di fare rete, si è citata prima la collaborazione pubblico-privato, quindi la strada è ancora tanta, mi viene da dire che la strada poi non è mai conclusa, perché c'è sempre margine di miglioramento. Questo problema esiste e... Per fortuna le tendenze che parlano comunque di diversificazione di tanti segmenti diversi che crescono, come dire, permettono un cauto ottimismo da questo punto di vista. Quindi sono d'accordo che i campanilismi esistono e che c'è ancora tanto da fare, però ci sono alcuni passi nella direzione giusta, insomma, alcune... unioni, collaborazioni vanno nella direzione giusta, secondo me. Io lo so che sto mettendo il dito nella piaga, caro Presidente, però bisogna sciogliere questi nodi, e che si tratti di aeroporti, che si tratti del tema dell'università, che ha bisogno di cambiare registro, abbiamo bisogno di un'università più presente, più specifica, lo dico a un professore che credo che convenga con me, cioè ci sono tanti temi che debbono, noi siamo cresciuti, ma dobbiamo fare un passo ulteriore. Presidente. Caro Vabonetti, io nel giugno dell'anno scorso ho avuto l'avventura di diventare presidente, appunto, Emilia-Romagna del sistema camerale, e devo dire sono stato eletto dai miei colleghi delle altre 8 province. La posso certamente interrompere? Non... Perché guardi, abbiamo Liviana Zine, diamo precedenza in collegamento. Liviana è un'altra presidente regionale, come me, romagnola. Fate parlare Liviana. Primo perché poi è donna, perché anch'io. In collegamento telefonico. Certo. Presidente, buonasera. Tanto grazie, io so che la conosco, lei avrebbe voluto essere qui con noi. Ah, certamente, sarebbe stato un gran piacere, però grazie per avermi chiamato anche qui a Pestum. Ecco, lei è Pestum ovviamente per lavoro, conosce un'altra realtà. Io mi fermo con lei un momento. Noi ci siamo intrattenuti qui sui cammini e le vie del pellegrinaggio in Emilia-Romagna. Lei è l'artefice. Io sono l'artefice per un semplice motivo, perché sono il braccio operativo di politiche che sono state scelte dal ministro Dario Franceschini e accolte dall'assessore Corsini e dalla giunta regionale, per cui ho interpretato una volontà politica, l'ho interpretata a modo mio, anche perché le potenzialità economiche non erano elevatissime e la lezione che ho avuto da Pietrarsa, il ministro ha voluto Pietrarsa 1 e Pietrarsa 2, per me è stata importante, perché nonostante una potenzialità economica molto limitata, in un gioco di squadra importante con tutti i soggetti che hanno titolo per arricchire il tema dei cammini, io sono riuscita a fare una rete la più ricca d'Italia. E con la collaborazione dei club di prodotto, grazie al nostro sistema, stiamo vendendo anche in luoghi che notoriamente non sono luoghi presenti nel mercato turistico. Però riusciamo a vendere anche quei pochi letti che ci sono per 365 giorni l'anno, quindi portando economia. Abbiamo a lungo parlato qui anche per esperienza diretta di coloro che negli ultimi settimane hanno visitato Santiago di Compostela del matrimonio tra agricoltura, turismo, agriturismo. Noi possiamo immaginare nel futuro, attraverso i cammini e le vie del pellegrinaggio in Emilia Romagna, di costruire una rete similare a quella di Santiago di Compostela? Noi lo abbiamo già fatto con l'assessore all'agricoltura Simona Caselli, ci siamo presentati al meeting l'anno scorso in una sorta di sperimentazione, presentando ai pellegrini 44 prodotti DOP e IGP. Ripetuta quest'anno questa esperienza, stiamo pensando a una sorta di bisaccia del pellegrino della regione Emilia-Romagna per presentare questi prodotti sia DOP e IGP, ma anche prodotti tipici d'eccellenza, vini tipici d'eccellenza, quindi tutto il patrimonio dei nostri produttori lungo i cammini. Lo stiamo già facendo, ma non solo, col MIBACT ho sottoscritto un protocollo d'intesa
per raccontare al pellegrino o al turista itinerante, come lo volete chiamare, quali beni culturali incontrerà nel suo peregrinare lungo il territorio. La stesso dicasi con il demanio col quale stiamo lavorando affinché quella convenzione tra Del Rio e Franceschini si attui per quei beni, quei bandi che danno gratuitamente ai giovani, eccetera, eccetera, si verificano in quei locali lungo i cammini. Il demanio lavora con noi. Quindi, come dire, e non voglio dimenticare la conferenza episcopale della Regione Emilia-Romagna con la quale abbiamo creato un tavolo permanente. Ecco, perché la tematica... A me era sfuggito, la ringrazio per questo riferimento, perché anche qui, quando parliamo di vie di pellegrinaggio, entra in ballo davvero con forza la conferenza episcopale Emilia-Romagna. Certo, certo, con la quale lavoriamo benissimo. Io ringrazio Monsignor Massa, che adesso è andato in una sorta di pensione, è ritornato nelle sue terre a Bergamo, eccetera, però ci ha aiutato tantissimo, e soprattutto Don Tiziano Zoli, che è l'operativo della conferenza episcopale, persona straordinaria, che si accompagna con grande brio, ma veramente è straordinario. La ringrazio per questo collegamento, ovviamente noi la aspettiamo soprattutto per affrontare i temi dei cammini e vie di pellegrinaggio in Emilia-Romagna, in particolare tutti insieme, perché vogliamo dare un'idea ai telespettatori. Intanto però le chiedo cortesemente, sì? Faccia un saluto particolare ai nuotatori del sarcofago a Pestum. Sono famosissimi. Lo farò domani. Grazie, lo farò grazie. Domani. Delle cose? L'ho interrotta, caro Presidente. No, rapidissimamente. Allora, io... I nuotatori sono splendidi, eh? Chi abbia visitato Pestum, magnifico. Prego. Nel 2016 ho avuto la fortuna di essere chiamato dai miei 8 colleghi presidenti delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna a ricoprire il ruolo di presidente regionale, e quindi ho cominciato a lavorare in ambito Emilia-Romagna. Della Romagna sapevo tante cose, non ultimo avevamo lavorato intensamente nel 2014-15 alla costituzione della Camera di Commercio di Romagna. Ti assicuro che ciò che ogni tanto divide Forlì da Cesena, da Rimini, di Ravenna, sono simpatiche goliardate rispetto a ciò che divide operativamente i bolognesi dai modenesi. Ma lì c'è la secchia rapita, c'è di mezzo la secchia rapita del Tassoni. Sono cose che risalgono sicuramente al Medioevo, giù di lì, ma che tuttora hanno strascichi e, diciamo, effetti. E quindi si lavora tenendo presente le provenienze, i campanili, ma l'impegno è quello di fare in modo che poi si arrivi i comuni a dei risultati. Per arrivare ai risultati e per rispondere alla seconda parte della tua domanda, vorrei sottolineare, come ho fatto prima, l'importanza di andare a segmentare in settori ben precisi il fenomeno turistico nel suo complesso, e quindi andare a varare delle iniziative che vadano a supportare il turismo balneare, il turismo culturale, il turismo sportivo, il turismo congressuale, insomma il turismo declinato in tutte le sue varie sfaccettature e parti. Come vanno fatte le iniziative? Studiandole, preparandole e portandole a compimento, unendo insieme in maniera concreta le idee, gli sforzi, le energie e le finanze di chi? Delle istituzioni, delle associazioni di categoria, dei GAL, delle Camere di Commercio, quindi di tutti gli attori che possono utilmente scendere in campo, così come fanno per esempio in Germania o in Svizzera. Io la ringrazio perché proprio in questa sede, forse anche con lei, ma con tanti protagonisti di questi nostri territori della Romagna, da anni a questa parte ci siamo battuti proprio come ping pong, per esempio, per riuscire a convincere le istituzioni che era bene tirar fuori una volta per sempre una carta. Occorre sviluppare una capacità progettuale e attorno ad essa coagulare le migliori energie. Una carta visicarda, chiamiamo così, che permettesse a coloro che vengono da Francoforte, da Monaco, così come è stato fatto, adesso ci sono mi sembra 40 musei che permettono con 17 euro di visitare questi musei. Io vorrei un bel giorno, caro Presidente del GAL, che con una tessera io possa andare da Gianmarco Rossi a Bagno o alla Fratta
e poi contemporaneamente avessi le porte aperte per il parco e poi per i saperi e poi per la vena del gesso, insomma riuscire a far capire. Ci si arriva? Ecco, questo vorrei che fosse una proposta. Presidente. Prendo quello che lei ha detto, volevo collegarmi. Ha detto abbiamo tante perle e oggi ne sono uscite alcune che io non conoscevo neanche. Forse ci serve salire sul campanile per vedere da un'ottica un pochino più alta quello che noi abbiamo. Non mi interessa i turismi, a me interessano i turisti. Abbiamo oltre 40 milioni di persone che pernottano sul nostro territorio. Non siamo spesso in grado, non siamo stati, dobbiamo imparare a fare una promozione unica, cioè essere ognuno promotore di quello che abbiamo, perché lo stesso turista oggi viene al mare, domani nella sua, comunque nei suoi desideri vuole andare a visitare la strada del gesso, vuole comunque passare una giornata di relax, vuole comunque visitare, vuole approfondire le strade dei vini e dei sapori, bene, incominciamo a metterci in rete, abbiamo tantissimi organismi, forse dobbiamo fare un pochino di chiarezza su quella che può essere una rete vera, reale, perché l'interesse è unico, è il turista, è vero, abbiamo il territorio che ci permette di fare o di presentarci nel mondo con i desideri, perché oggi si lavora su quello, si lavora sulle emozioni. Qualcuno di voi quando parlava mi ha trasmesso un'emozione. Cerchiamo quei 40 milioni, io non rappresento gli alberghi, io rappresento il turismo, io rappresento il territorio degli alberghi, vi dico solo questo, gli alberghi valgono il 30%, la gente sceglie la sua vacanza come trascorrerla, la stessa persona la sceglie in base a quelli che sono i suoi desideri. Giochiamo su questi, quel campanile ci serve, ma mettiamoci su un campanile per vedere tutto il territorio. Molto bello questo delle emozioni, eh? D'altra parte la Presidente trasmette emozioni, dobbiamo riconoscerlo. Grazie Presidente. Angelini Liverani, prego. Proposte conclusive, non girate. No, io colgo subito al volo il ragionamento di fare squadra, diciamo bisogna fare squadra, che è fondamentale, perché noi oggi qui penso che tutti noi abbiamo un frammento, una parte che rappresentiamo, che se la mettiamo in rete diventiamo veramente una grande cosa. Perciò anche a me piace parlare di turisti e non di turismo, nel senso che è la persona che viene che deve conoscere tutto. Spesso noi siamo un po' slegati, non sappiamo quello che fa l'altro e credo che sia importante. Campanilismo, d'accordissimo, noi dobbiamo parlare come Romagna, noi ci stiamo lavorando, noi come strade, c'è una strada ogni provincia. Noi come strada, poi le strade sono tante, stiamo parlando di strade non materiali, immateriali, così per dividerle. Esatto. Noi come, perché quelle materiali sono messe non bene, diciamo, per questo l'ho voluto dire. No, diciamo che noi ci stiamo lavorando per cercare di presentare un'unica realtà, perché è vero, la collina di Bertinoro ha delle caratteristiche che non possono essere uguali a quelle della Val dell'Amone, di Brisighella, di Riolo, eccetera. Però tutti insieme fanno una ricchezza immensa. E oggi noi vediamo che i turisti sulle nostre colline sono veramente venuti. Si sono anche trovati bene e dobbiamo farli ritornare. E non solo farli ritornare, ma che riescano a contaminare con le nostre proposte quello che hanno sentito. Voi loro. Pensate cosa ha voluto dire quel serpentone di migliaia e migliaia di amanti di ciclismo attraverso la Nove Colli? Sembra una cosa, oppure la fiera del velò a Cesenatico, o le varie iniziative che si collegano, una cosa straordinaria. Prego. Ma io mi riallaccio a quello che diceva Pierino. Il problema sa qual è? Chiedo ancora scusa. Forse l'affronteremo, Presidente, qua con le proloco. Ma è mai possibile? Siamo in autunno e in questo autunno c'è la competizione per la festa della castagna. Nella stessa domenica in 10 posti vicini c'è la festa dei marroni o della castagna. Ma non possiamo metterci d'accordo? Quella degli asini, quella, insomma, mettiamoci d'accordo. Cerchiamo di
conquistarci, però non sovrapponendoci. E questo è il senso dei campanili. Chiedo scusa. Io mi riallaccio a quello che stavi dicendo tu adesso, perché questo è proprio l'esempio classico di come è tutto frazionato. Prima abbiamo detto anche sul fatto di iniziare un discorso di globalità anche per quanto riguarda le tecnologie. Noi, il problema di oggi è che abbiamo ben troppi siti dove andare a prodare per recepire le informazioni. Quindi già questo è un primo problema che andrebbe risolto e che rispecchia perfettamente quello che sono le attitudini dei territori. Cioè ognuno va per sé e questa è quindi la prima cosa da risolvere. La seconda, della quale io come turista in patria mi sento un pochettino orfano, è il fatto che mi rendo conto che bisognerebbe implementare i mezzi turistici pubblici. Perché nel resto del pianeta esistono yellow bus, white bus, che sono bus turistici che magari con 7 euro ti fanno il tour di tutto il giorno lasciandoti ogni ora in un punto diverso. Qui da noi è necessario, perché un turista che per esempio arriva a Forlì e non ha il mezzo proprio non riesce ad andare a visitare il parco. O diventa molto complesso visitare il parco. Quindi le mie proposte sono fondamentalmente queste due. Presidente, bisogna notare questo della mobilità. Questo è un altro tema. Ma i dati in realtà che aumentano le presenze nell'Appennino dovrebbero poi portarci a questo, a prendere scelte. Quindi dovremmo intervenire tutti a livello regionale sulle infrastrutture e sulla mobilità. Perché la mobilità è il nodo più grosso della. L'importante del è che sia un'infrastruttura regionale. Che deve essere trasversale, no, no, a tutto. No, no, io sto parlando di PRIT, sto parlando chiaramente di strumenti. Vi prego, per i pochi minuti che ci sono rimasti, proposte. Mobilità, Gianmarco Rossi. Un esempio delle terme della destinazione Romagna. Tutte le terme della destinazione Romagna hanno fatto un accordo con la START, quella che ha il monopolio della. È la società della mobilità della Romagna. Esatto, abbiamo fatto un accordo che con una TES, una CARD, che vendiamo noi, li abbiamo già, è già operativa questa cosa, all'interno delle strutture termali, possiamo dare in vendita anche ai tabaccai, eccetera, con 19 euro ha, con questa carta, la possibilità per 15 giorni di visitare tutto il territorio della destinazione Romagna e aumentando a questo scopo i pullman di trasferimento. Ho capito. Ecco, verranno da utilizzare 19, lo ripeto ancora di fronte alle telecamere, davanti alle telecamere, 19 euro per un periodo di da 15 giorni. Si può girare tutta la destinazione Romagna, perché le terme in Romagna vanno dalle terme Oasis a Riccione, da Brisighella e Riolo, Rimini, Cie, Cervia, Bagno di Romagna, La Fratta, esatto, non mi dimentichi Fratta, La Fratta, Caro, che è il mio tutto. Paese, non me lo dimentichi. Ecco. E poi, in ultima battuta, ovviamente, cosa fare? Lo sforzo è quello, la Regione ci ha dato l'input con la legge. Io dico alle associazioni di categoria lo sforzo di sensibilizzare i propri associati, bene, non fargli solo da contabili, ma incominciare a fare una formazione, degli incontri, dei dibattiti per far sì che si cresca tutti in questo senso. Grazie. Emozioni e passione. Pochi secondi, davvero. Intanto bisognerebbe fare il brand Romagna come c'è il brand Toscana. Quindi lì dovremmo essere tutti impegnati. Per quanto riguarda il nostro tipo di turismo, noi dobbiamo sicuramente fare rete, come si dice tutti, rete interna, nel senso che non possiamo avere tutti quei cammini insieme divisi, cioè dobbiamo cercare, noi cerchiamo di fare la famiglia della Via Romea Germanica, per esempio. Grazie. E poi lavorare con tutti gli altri, per esempio noi abbiamo una convenzione ultimamente con la CNA di Forlì Cesena. Dai estenderci, Lanzoni. Molto brevemente, due flash. Abbiamo tantissime eccellenze che fanno della Romagna e dell'Emilia Romagna un potenziale turistico molto importante. Comunicare con tutti i mezzi possibili, tutte le offerte che organizziamo in Italia e in Europa, mantenendo il livello qualitativo elevatissimo. Non mollare mai il sistema della qualità. Grazie. Dottor Passaglia, direttore. Il CAL farà sicuramente la sua parte, noi siamo un po'
istituzionalmente facilitatori, o svolgeremo il nostro ruolo di facilitatore attraverso i nostri progetti e i nostri bandi, non da ultimo il bando per gli agriturismo, che comunque serviranno per qualificare l'offerta, bandi per qualificare i centri storici dei nostri paesi, bandi per portare il wifi nei centri storici, progetti per promuovere il territorio, esempio, come diceva il precedente, il progetto Camper, oppure progetti per valorizzare i prodotti, come faremo nel Parco della Vena del Gesso, e altre iniziative simili. Grazie. Presidente, pochissime. Ampliare l'offerta turistica, cioè metterci dentro tutti i prodotti che davvero abbiamo. Noi, per noi le distanze di un'ora sembrano cose importanti. Un turista che ha fatto 4 ore d'aereo, credo che fare mezz'ora di viaggio non sia un problema. E quindi noi nel nostro territorio abbiamo le terme, il mare, la natura, le città d'arte. Dobbiamo offrire tutto questo e il turista sceglierà dove andare. E noi dovremo avere la capacità di accompagnarlo in questo suo viaggio. Ma chiamiamolo questo Cosmo Romagna, va bene? Cosmo Romagna. Professore. No, io telegrafico anch'io, no? È stato detto molto anche sul valore aggiunto che dà il turismo. Ecco, forse un aspetto che, su cui varrebbe la pena riflettere, che il turismo può essere un veicolo importante anche, penso, per delle categorie svantaggiate, che dei percorsi di formazione professionale, ad esempio, che potrebbero essere un elemento in più che restituisce la ricchezza che il turismo crea anche alle persone che, per una ragione o per l'altra, sono state escluse da questo sviluppo e da questa opportunità. Quindi, così, se posso dare una proposta, il turismo può diventare, secondo me, anche un veicolo importante di solidarietà sociale. Grazie. Oltre che di ricchezza. Oltre alle emozioni, cosa ci regala, Presidente? Pensavo di aver chiuso. No, ma perché questo discorso delle emozioni, chiuderà il Presidente, l'emozione. L'emozione, nel senso che io credo che solo se lo vogliamo questi presupposti si possono, credo che ognuno debba fare la sua parte, ecco. È importante questo, ognuno faccia la sua parte, perché nei vari ragionamenti che ho sentito dobbiamo. Io credo che sia arrivato il momento invece di metterci ognuno la faccia per costruire un qualcosa, altrimenti se dobbiamo andiamo avanti all'infinito senza portare a casa niente. E l'ultima cosa che dico, che credo che sia importante, il turismo vuol dire una competizione mondiale, non fermiamoci soltanto sui nostri territori, i dati vi danno dati molto positivi sull'estero, quindi mi raccomando, quando ragioniamo su questo anche. Una battuta la voglio fare. Noi siamo un esempio di promozione turistica a cavallo tra Emilia-Romagna e Toscana. Stiamo vendendo un territorio che utilizza in parte il brand della Toscana e anche le eccellenze della Romagna. Sta funzionando, i numeri stanno dicendo questo. Io sono d'accordo con tutti voi, perché quando esco dal Brennero, esperienza personale, non c'è, a proposito di Trondheim e della Via Germanica, la pubblicità di Trondheim o di Oslo o di Tromsø. C'è la pubblicità della Norvegia. Solo della Norvegia. Prego. Fare tirare delle conclusioni è molto difficile. Io, diciamo, sono arrivati degli stimoli tutti quanti molto importanti. Io farei solo qualche sottolineatura a questo punto. La più importante, secondo me, è quella che in un territorio variegato come il nostro, che dicevamo Romagna, che va dal mare alla collina alla montagna, territori dove la cultura la fa da padrone, assieme all'enogastronomia, assieme all'ambiente, assieme alle terme, assieme a tanti altri prodotti. Allora, in un territorio così variegato, anche ricco di campanili, questo è evidente, io faccio un esempio per tutti, Verghereto ha 7 Prolocco. Verghereto, non so, avrà poco più di 1000 abitanti, non mi ricordo il numero preciso, a 7 Prolocco. Questo dobbiamo cercare però di vederlo dal punto di vista positivo, cioè c'è un territorio molto vivo e fecondo, ognuno nella sua porzione del territorio che vuole promuovere una fettina. Ecco, noi dobbiamo trovare, e ho fatto questo esempio che, come posso dire, è eclatante, abbastanza evidente, no? Che 7 Prolocco in un piccolo comune così siano probabilmente eccessive, cerchiamo il lato positivo della cosa, vediamo il bicchiere mezzo pieno. C'è sensibilità nel territorio, c'è voglia di fare. Abbiamo associazioni di categorie, enti, istituzioni che sono molto attive e feconde sul tema del turismo.
oggi mi pare che tutti quanti abbiamo capito che questa è un'industria, non è più una cosa un qualcosa nato così casualmente, è un'industria che produce valore aggiunto, che produce lavoro, che produce ricchezza e la produce per tutto. L'esempio che ci hanno portato i nostri pellegrini che sono stati a Compostela ci dicono che l'economia di quel territorio vive di quel tipo di turismo. Allora, e mi avvio assolutamente alle conclusioni, la cosa più importante per me qual è? Che tutte le istituzioni, tutte le associazioni, tutto il fermento che c'è attorno a questo tema trovi, e come noi stiamo cercando di fare, lo diceva bene il nostro direttore prima, cercando di coagulare, di essere facilitatore, tutte queste istituzioni dovrebbero cercare di trovarsi sempre più spesso attorno a un tavolo per fare delle cose assieme. Io sono convinto che se tutti quanti assieme, ognuno fa il suo pezzettino, ognuno fa la sua parte, però tutti quanti assieme possiamo fare grandi cose. Grazie per il vostro contributo. Io ho, alla fine di ogni puntata di Ping Pong, ho una data storica o un evento. Questo non ve lo dovrei dire perché è in negativo, però lo dico ai nostri telespettatori, un pizzico di storia. Il 24 di ottobre 1917 accadde quasi la fine per l'Italia, la disfatta di Caporetto. Leggiamola, perché è un insegnamento per tutti. Grazie, ciao a tutti.